Ragazzi miei, stanotte siete letteralmente impazziti perché ovviamente erano iniziate a circolare alcune voci particolari su Bobby Firmino e quindi avevo deciso di non rispondervi immediatamente perché volevo cercare di fare un contenuto abbastanza elaborato come quello che vado a proporvi oggi. Spero che possa essere di vostro gradimento, spero che possa anche cercare di darvi delle informazioni che, per quanto mi riguarda, prima non avevo e quindi magari ho anche modificato un po' la mia opinione sulla fattibilità dell'operazione e soprattutto sul senso dell'operazione. Quindi, se siete tutti qua, tranquilli, possiamo cominciare. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento a questo video. Ovviamente il commento magari scrivetelo prima con le vostre impressioni e poi dopo che vi ho fatto vedere tutti questi dati che potrete trovare anche voi in giro per internet, potete tranquillamente confermarli, verificarli. Fatemi sapere se la vostra posizione è cambiata oppure no. Cambiamo subito scheda, eccoci qua. Prima di tutto vi invito ad andare qui sotto in descrizione dove troverete il link per Serie A Fantasy, che cos'è? Fantacalcio completamente in inglese, ne ho già parlato anche nel video di ieri. Se state cercando una lega differente che allo stesso tempo può anche aiutarvi a migliorare l'inglese, l'inglese che parlerebbe eventualmente Roberto Firmino, questo è il Fantacalcio giusto. Tantissimi premi in palio, vi invito a fare un giro sul sito per dare un'occhiata a tutto quello che potete vincere, ma veramente c'è il ben di Dio più totale. Ok, Roberto Firmino, analisi del profilo. Chi è Roberto Firmino? Può tornare utile alla Juventus dell'Egri 22-23. È un nazionale brasiliano, nato il 2 ottobre 91, quindi 31 anni d'età, già compiuti, no, da compiere comunque, scusate, da compiere all'interno di quest'annata, ero già proiettato al campionato, e ha vinto una UEFA Champions League nel 2018-2019, la ricorderete tutti, quella in finale col Tottenham. Tra l'altro ha giocato tre finali di Champions con il Liverpool, vincendone solo una, quindi ha già perso due finali di Champions, può essere un profilo perfetto per la Juventus. Cavolata a parte, perché si parla di Firmino? Un nome abbastanza strano, perché il Corriere dello Sport di oggi, quindi datato 27 luglio 2022, parla addirittura di colpo già chiuso. È l'unico giornale ad aver portato la notizia nell'edizione quotidiana e per di più direttamente in prima pagina, perché sotto vedrete che c'è Dybala e la presentazione alla Roma e sopra Juve, che colpo, ecco Firmino, mercato dagli USA rimbalza una notizia clamorosa, improvviso affondo sull'attaccante brasiliano a Liverpool 22 milioni e mezzo di euro. Nel primo pomeriggio però mi è capitato di leggere più smentite che conferme. Ad ogni modo cerchiamo di parlarne perché sicuramente è un nome che fa rumore, fa notizia e ne siete interessati. Ho deciso di dividere un po' le slide in 6 punti, quindi il ruolo di Firmino, quale posizione occupa, i dati di Firmino, le presenze e il rendimento per stagione con un focus particolare all'ultima disputata. Gli infortuni, quindi tende spesso a fermarsi, il costo di Firmino, cartellino e stipendio. Dove giocherebbe poi Firmino? Alla Juventus eventualmente? Qual è l'incastro che potrebbe portarlo alla Juve? E al numero 6 la fattibilità, e cioè cerchiamo di dare una risposta a questa domanda. Arriva davvero Firmino? Partiamo dal ruolo. Quale posizione occupa? Vabbè, qua lo sappiamo già, però cerchiamo di andare un po' più nello specifico perché secondo me è sempre importante approfondire le cose. E quindi ruolo naturale, punta centrale, alto ruolo, seconda punta e trequartista. Wikipedia dice: il suo ruolo è quello di centravanti, ma la sua duttilità gli consente di essere schierato come seconda punta o trequartista, come abbiamo visto nello schema qui sopra. Giocatore molto tecnico, di piede destro, ma sa disimpegnarsi anche con il sinistro, dotato di buon fiuto del gol, al quale affianca una grande intelligenza e capacità di muoversi nei giusti spazi e tempi, è bravo in pressing, a eludere gli avversari tramite finte, oltre ad avere una buona visione di gioco nel fornire assist ai compagni. L'atipico ruolo del falso 9 gli si addice particolarmente in quanto esalta la sua abilità negli scambi stretti, negli assist in profondità per i compagni. Qui a destra invece, qui sotto di me, per intenderci, vi ho messo la season heat map di quella che è stata la stagione di Firmino in Barclays Premier League, l'ultima stagione disputata con la maglia del Liverpool. Come vedete, comunque Firmino è un attaccante che non sta fermo in area, anzi in area non ci sta praticamente mai, è un giocatore che va spesso e volentieri in giro per il campo, quindi liberando appunto la profondità, gli inserimenti di attaccanti come Salah e Sadio Mané dell'ultima stagione. Ma attenzione che poi il Liverpool sappiamo essere andato sul mercato anche per altri giocatori. E quindi magari lo spazio per Firmino in rosa da titolare potrebbe venire meno, e allora cerchiamo di saperne di più su questo calciatore qua. E quindi i dati di Firmino: presenze e rendimento per stagione con focus particolare, aggiungo, all'ultima stagione. L'ultima, giocato poco, 35 presenze, 11 gol e 5 assist, soltanto 5 gol in campionato, gli altri 5 li ha segnati in Champions, in Premier League anche 4 assist, un totale di
1804 minuti disputati. Davvero poco, poco, poco per quanto riguarda un attaccante che dovrebbe essere assolutamente importante in una società come il Liverpool. Cerchiamo di guardare anche la tabella di Wikipedia qui sotto. Insomma, è la stagione dove ha giocato meno partite e dove ha segnato meno gol in assoluto. Quindi la stagione più deludente dal punto di vista numerico al Liverpool per Roberto Firmino. Spicca la stagione prima della vittoria della Champions, quindi 2017-2018, con ben 27 reti, di cui addirittura 11 in Champions League, quindi veramente qualcosa di mostruoso, dove ha segnato addirittura 15 gol in Premier. Se ci fermiamo solamente ai gol in campionato, magari prendendo dentro anche quelli dell'Hoffenheim, quindi la Bundesliga, vediamo che è un attaccante che non è mai andato oltre i 16 gol in solo partite di campionato. Quindi non stiamo parlando dell'attaccante che arriva e ti fa 20, 25, 30 gol a stagione in campionato. No, non è quel giocatore lì, lo abbiamo letto, è un giocatore che fa sì l'attaccante, fa sì il centravanti, ma è un finto centravanti, un giocatore molto più tecnico, e tra l'altro è un po' l'evoluzione che in tanti si aspettavano da Dybala nel corso degli anni e che poi non ha mai raggiunto, perché Dybala è sì un attaccante, ma non come Firmino. Firmino ha sicuramente degli ottimi numeri in fase realizzativa, ma non ai livelli di un centravanti vero e proprio. Quindi l'ultima stagione un po' così per Firmino, nelle altre ha sempre fatto bene o male il suo, raggiungendo quasi sempre la doppia cifra. L'ha raggiunta anche quest'anno considerando i 5 gol in Champions, e fa ridere perché ha giocato soltanto 6 partite e ha fatto ben 5 gol. Infortuni è un tema, penso, abbastanza caldo, delicato, l'abbiamo visto anche su Pogba. Io non sono il tifoso che, se un giocatore ha molto spesso infortuni, tende ad escluderlo completamente, ma sicuramente è un dato da tenere sott'occhio, soprattutto se si cerca di fare un investimento per un giocatore di 30 anni circa. Quindi cerchiamo di capire quanto Firmino si ferma durante le stagioni. E questa è la cronaca infortuni presa da Transfer Market, e risalta subito all'occhio che nella stagione 2021-2022, quindi l'ultima disputata, 6 partite perse per l'infortunio al piede, 6 partite perse per il problema muscolare, una partita persa per Covid, 9 perse per l'infortunio alla coscia, 4 perse per l'infortunio muscolare. E quindi la domanda: perché Firmino quest'anno ha giocato poco? La risposta: non solo per scelta tecnica, ma anche per via di tanti infortuni che lo hanno tenuto ai box. E vedere un calciatore che ha così tanti infortuni nell'ultima stagione è un piccolo campanello d'allarme. È vero, anche Pogba ha giocato poco in questa stagione, tra l'altro Pogba è fermo ai box, ne abbiamo già parlato, però Pogba è arrivato a parametro zero, Firmino ovviamente non arriverebbe a parametro zero, e quindi è un altro discorso che va tenuto in considerazione. È anche di 2 anni più vecchio rispetto a Pogba, e poi vedremo anche i costi, la fattibilità dei costi. È anche vero che prima di questa stagione Firmino non aveva mai avuto chissà quali infortuni, perché magari un risentimento al ginocchio in una stagione ci sta, puoi perdere 3 partite in un anno perché ti fa male il ginocchio, puoi perdere 6 partite perché in un anno inizi ad avere qualche problemino. L'ultimo anno è stato veramente un macello, e quindi non dico di escludere a priori Firmino per queste cose, però mettiamoci nella testa che qualche infortunio è troppo l'ha avuto. Allora parliamo di numeri, cerchiamo di capire se Firmino può essere effettivamente un acquisto per la Juventus, cartellino e stipendio. E allora, contratto in scadenza al 30 giugno 2023, questo è un particolare che rende Firmino una vera e propria occasione di mercato. Il valore attuale del cartellino non è troppo elevato, secondo Transfer Market è di 32 milioni di euro, tra l'altro come potete vedere dal grafico sta colando a picco, era 90 milioni nel dicembre 2019, e allora la Juventus potrebbe far leva sulla scadenza del contratto e sull'età del calciatore per abbassare ulteriormente la cifra. Qua metto un punto di domanda, ma la domanda la rivolgo io a voi, logicamente penso di sì. A febbraio 2022, secondo Calcio Finanza, lo stipendio di Firmino risulta essere pari a 9,36 milioni di sterline a stagione, in euro circa 11, poco più di 11. Grazie al decreto crescita e un stipendio al ribasso, si potrebbe quindi trovare un'intesa, un incastro per la Juventus? Iniziamo a vedere che lo stipendio è molto alto, non tanto il valore del cartellino, ma sappiamo bene che i giocatori di 30 anni circa, a una certa, non hanno più quel valore lì, ok? E quindi Juventus e Firmino, dove giocherebbe la Juventus? Può aver senso questa cosa? E allora vi dico, la Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic e o di un esterno che possa giocare a destra o a sinistra in un 4-3-3. Anche ieri sera abbiamo visto la necessità di comprare un giocatore a sinistra, ieri sera ha dovuto giocarci Cuadrado, un po' fuori contesto, anche a sinistra basso non siamo messi benissimo con Alexandro, quindi la fascia a sinistra avrebbe bisogno di un vero e proprio lifting, di una vera e propria svecchiata.
Firmino, una punta atipica che a Liverpool ha spesso occupato la posizione centrale in un tridente, alla Juventus quel ruolo è occupato appunto da Vlahovic, quindi dovrebbe adattarsi ad esterno sinistro offensivo. Ma ancora una volta la parola adattarsi nel cercare di costruire una squadra in pieno mercato non è che mi faccia proprio impazzire. Allora in alternativa Allegri potrebbe schierare un rombo a centrocampo con Di Maria a vertice alto, come vedete nell'immagine qui sotto di me e a destra della schermata, e qui, bene o male, tutti i giocatori sarebbero nei loro ruoli, perché Firmino è un attacco con Vlahovic perfetto, Di Maria è un giocatore che tra le linee ci può giocare molto bene, l'unico un po' più penalizzato, se vogliamo, è Locatelli, che sappiamo davanti alla difesa non essere proprio il suo ruolo, però idealmente una formazione schierata in questo modo potrebbe funzionare. Tenderei ad escludere l'arrivo di Firmino come punta di scorta, perché ovviamente se andiamo a fare un investimento così alto per un giocatore che deve essere il vice Vlahovic, inizio a crederci poco. E allora cerchiamo di andare ancora più nel dettaglio e facciamoci la domanda: arriva davvero Firmino? Provo a darvi la risposta, ovviamente senza informazioni, solamente per ragionamento, e anche in questo caso utilizzo una grandissima alleata che è la matematica e un'altra grandissima alleata che è la logica, e quindi fattibilità Firmino. Non sembra esserci stata una proposta bianconera ufficiale per Firmino, eppure il Corriere dello Sport parla davvero di un'offerta di 19 milioni di sterline, quindi circa 22 milioni di euro, considerando un quadriennale da 8 milioni netti e con utilizzo del decreto crescita, quali cifre otteniamo? Quindi 22 diviso 4, che sono gli anni, generano un ammortamento del cartellino pari a 5 milioni e mezzo stagione, quindi ogni stagione il cartellino di Firmino vale 5 milioni e mezzo. 8 milioni di euro netti con decreto crescita sono circa 10 milioni e mezzo di euro lordi a stagione, e quindi Firmino costerebbe circa 16 milioni, che sono 10, 4 e 5, 5, quindi 15 e 9, facciamo circa 16 per tagliare la testa al toro, a stagione per la Juventus, per un giocatore che va 31, 32, 33, 34, forse addirittura 32, 33, 34, 35, comunque bene o male siamo lì. Un giocatore quindi che difficilmente, mi viene a dire, potrebbe essere un buon investimento dal lato economico per la Juventus. Non parlo dal punto di vista sportivo, parlo più dal punto di vista economico. Allora proviamo a tirare una conclusione. Conclusioni: per me è più no che sì, e non per le qualità del ragazzo. La mia impressione, i numeri sono troppo alti per il nuovo ciclo della Juventus. Tra cartellino e ingaggio per un giocatore superiore ai 30 anni, quei numeri lì non penso che vadano bene. Un conto è Di Maria, un conto è Pogba, ma sono giocatori che arrivano a parametro zero, se poi devi pure pagargli il cartellino iniziano ad essere numeri troppo alti. A livello tattico poi obbligherebbe a virare verso uno specifico sistema di gioco, quindi il rombo. Occhio però a Vlahovic, che non ha giocato neanche un minuto fino adesso nelle amichevole estive, si parla di pubalgia per l'ex Viola, per l'ex Fiorentina, e allora mi viene da dire, non è che Vlahovic è più grave di quanto non ci stiano dicendo, e che quindi la Juventus si sta probabilmente magari tutelando con un attaccante che possa essere un'occasione di mercato, sì, ma allo stesso tempo un giocatore importante e decisivo per sostituire Vlahovic. Lasciamo stare la doppietta di Moise Kean di ieri, lasciamo stare il nome di Morata, di Timo Werner che stanno circolando. Firmino secondo me si incastra esattamente lì, tra Morata e Timo Werner, quei calciatori che hanno... prendiamo più Morata in questa relazione rispetto a Timo Werner, ma quei giocatori che hanno un'età media abbastanza alta, Morata 92, Firmino 91, che sono in uscita dalle rispettive squadre, che i club stanno cercando di cedere per liberare degli slot, liberare anche spazio salariale, e allora Juve sta cercando di buttare un occhio alle occasioni. Secondo me è un ingaggio alto, perché non penso che Firmino passi dagli 11 ai 4, 5 magari, eventualmente in quel caso ovviamente sono il primo a voler Firmino alla Juventus, non penso nemmeno che il Liverpool possa accettare un'offerta minore rispetto ai 20 milioni, non penso nemmeno che Firmino possa passare da status di titolare, giocatore che vince la Champions League da titolare, a riserva di un giocatore del 2000 in un campionato minore come quello italiano. Sarei sorpreso di fronte a tutte queste cose, però il calciomercato ci ha veramente dimostrato di essere folle in più di un'occasione, e quindi vi chiedo, secondo voi Firmino alla Juventus avrebbe intanto un senso tattico? La mia risposta è no, a meno che Vlahovic non abbia davvero delle difficoltà sull'infortunio. E potrebbe essere un investimento economico importante, e cioè farlo perché conviene? Ancora una volta, secondo me no. Se aggiungiamo che l'ultimo anno è stato martoriato dagli infortuni, tre indizi fanno quasi una prova, però io non riesco a dirvi non vorrei Firmino alla Juventus, perché secondo me Firmino è un ottimo calciatore, l'ha dimostrato tante volte in questi anni a Liverpool, i numeri che abbiamo visto sono importanti, da giocatore importante, e quindi bisogna valutare.
A costi più bassi rispetto a quelli che vi ho elencato ci si potrebbe pensare, ma se devo pensare invece a una Juventus che sborsa 16 per 4, 64 milioni di euro circa per tesserare Firmino, che arriverebbe a disputare gli ultimi anni di carriera, allora forse iniziano ad essere un po' troppi soldi. Ma fatemi sapere anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti. Come vi dicevo, sono partito con un'idea, mettendo insieme tutti i pezzi ne ho un'altra, sono curioso di vedere se lo stesso effetto è anche condiviso da voi o sono io a credere soltanto una cosa del genere.